Salve, siamo contenti di avere Cosimo Massaro nuovamente con noi e avevamo parlato con lui e grazie a lui dell'usurocrazia svelata e invece ci troviamo a parlare del suo nuovo libro su la battaglia terrena e la battaglia spirituale, lo scontro globale, quello proprio che sta succedendo in questo momento, la nostra epoca attuale. E ringraziamo intanto Cosimo di essere nuovamente qui da noi e ci terrei intanto prima di tutto che tu ripetessi il tuo iter lavorativo perché ti sei occupato di tante cose e fai tanta informazione e quindi dirci un po' due parole su di te e poi dopo iniziamo a parlare del tuo libro. Innanzitutto grazie di cuore di nuovo per avermi invitato e saluto tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Diciamo che ad un certo punto, quando ho visto, per raccontarti il mio iter, ho visto che stavamo giocando una partita a dadi con i dadi truccati, a quel punto quando uno scopre che ci stanno appunto questi dadi truccati, ribalta il banco. Dobbiamo cambiare le regole del gioco, se no non ci sarà e non rimarrà più niente per nessuno. Quindi chi ha scoperto questo deve avere il diritto e il dovere morale di mettersi in gioco, come ci ha incentivato anche prima il magistrato Giorgianni, che veramente ha fatto un bellissimo intervento, ha fatto. E a quel punto poi ho deciso in maniera forte di prendere questa strada della denuncia e del proporre un mondo migliore. Per proporre un sogno, perché questi signori che odiano l'uomo in quanto tale, perché attaccano l'uomo in quanto creatura del creatore, non potendo attaccare il creatore, attaccano la sua creatura. E allora noi non dobbiamo smettere di sognare, noi dobbiamo sognare, immaginare questo mondo migliore, perché se non lo sogniamo, non lo immaginiamo, non si manifesterà, perché anche noi siamo co-creatori della realtà che noi viviamo. Credo proprio di sì, E e da questo questo. punto di vista i signori che stanno lì, che poi se vogliamo facciamo anche i nomi e cognomi, come ha fatto Monsignor Viganò in un suo nuovo intervento, che il mainstream è stato pronto a censurare in tutti i modi, e ho avuto l'onore di essere lì ad averlo ascoltato, cioè ad averlo ascoltato in diretta, diciamo, insieme Sì, anche eravamo a te, alla insieme. riunione dei Triari. Prontamente censurato da YouTube e da tutti i canali YouTube. Quindi è stato veramente un intervento che passerà alla storia, secondo il mio punto di vista, perché non ha tralasciato nulla, sia da un punto di vista storico, filosofico, sia da un punto di vista del pensiero umano, nel far pensare, nel dire che questi signori che stanno al governo lavorano per il nostro bene. No, no, ha detto chiaramente, non pensate questo. Pensate che invece questi individui stanno lavorando per raggiungere i loro scopi. Quindi abbattiamo questa fiducia, tra virgolette, in questi uomini messi lì che vogliono solo il nostro bene. Ci saranno persone che lavoreranno per il nostro bene, sicuramente, però tante altre stanno lavorando per raggiungere obiettivi che sono egoistici e che alimentano le forze del male. Quindi prendiamone atto, ce l'ha dimostrato. Quando fece anche un altro intervento che disse stiamo vivendo un periodo epocale, e lo ritengo pure io, quindi apocalittico e di svelamento, dove sono cadute tutte le maschere e stanno cadendo tutte le maschere in tutti gli ambienti, sia sociali, sia di familiari, sia di amici e sia di potentati. Quindi sono cadute le maschere all'interno della Chiesa, sono cadute le maschere all'interno dei governi, sono cadute tutte le maschere. E da questo punto di vista lui ha detto giustamente, questa lotta epocale vede contrapporsi i figli della luce contro i figli dell'oscurità. E oggi dobbiamo prendere posizione. E da questo punto di vista sono uno di quegli uomini normali, uomini e donne, che siamo sparsi sulla terra a divulgare verità. Come stava dicendo il magistrato Giuliani, ha fatto l'esempio del cerino acceso. Io riporto sempre un altro esempio. Una candela accesa
è in grado di illuminare una stanza buia. Noi siamo tante candele accese che si diffondono e divulgano verità. Quindi ho deciso di fare questo come missione. Io vivo questa cosa qui veramente come una missione, perché ci credo veramente, ci credo ciecamente, e quindi è diventato anche il mio lavoro e porto avanti questo. Ci dici qualcosa di più in particolare sul tuo libro e scendiamo un pochino più nei dettagli? Sì, allora prima di entrare in particolare in questo, un piccolo accenno giusto per una cosa, perché uno degli strumenti fondamentali del potere oligarchico sovranazionale e apolide, che non ha radici, il classico nuovo ordine mondiale, poiché mira al nuovo ordine mondiale, citato anche dal magistrato Giorgianni, che mi fa piacere che l'abbia citato, uno degli strumenti principali è la moneta. La moneta debito, la moneta che nasce senza lavorare, senza più riserva aurea, in pratica nasce dal nulla, se la accreditano e la prestano agli uomini singolarmente attraverso i mutui e la prestano agli stati. Quindi il meccanismo del debito è un meccanismo di dominio. E vi voglio citare solamente una cosa, per dire una frase, per farvi capire la moneta. Non entrerò nel merito del libro perché l'abbiamo fatto in altri discorsi, in altre presentazioni, quindi è da approfondire. Però dico una sola frase che è del professor Auriti, che fa capire questo. Non esisterebbe ricchezza in un mondo di morti. Quindi la prima vera fonte di ricchezza non è la moneta. Siamo noi, che con la nostra vita e i nostri talenti, che ha voluto il buon Dio, che noi mettessimo in pratica, sviluppassimo ricchezza. La moneta è semplicemente lo specchio che rappresenta la nostra ricchezza. Dire che non si possono fare le cose per mancanza di moneta è la più grossa fake news che ci hanno divulgato e ci hanno indottrinato nella mente, e noi dobbiamo abbattere questi preconcetti, ok? Se no non usciremo fuori. Questo è fondamentale. Capire che la ricchezza sta in noi e la moneta è lo specchio, e la moneta non dovrebbe essere messa a debito ma a credito, con la sovranità monetaria da parte di un popolo veramente sovrano e libero. Tra l'altro il nostro, l'Italia sarebbe anche un paese ricco, ricchissimo, l'abbiamo detto tante volte. Quindi riprendere, perché è uno degli strumenti principali, è lo strumento che metto al di sopra addirittura della moneta, perché vedete, il problema monetario è un problema fondamentalmente culturale, ignoranza indotta nel non far capire che cos'è la moneta. Quindi la prima vera sovranità è la verità di rendere liberi, che disse Gesù Cristo. Quindi la verità è la sapienza e il sapere, che rappresenta appunto lo spirito, la coscienza. Da lì poi tutte le altre cose decadono, perché se un uomo e un popolo è consapevole, tu non riesci ad indottrinarlo, ad esempio con una falsa propaganda che hanno fatto in questo determinato periodo storico, dove un popolo, mi dispiace e mi duole dirlo, ma l'hanno detto anche, e che è stato reso, anche se vogliamo, ignorante anche perché non si è voluto documentare, è caduto sotto la scure della propaganda che, attraverso la paura della morte, ha generato una nuova società di zombie. Gli zombie sono coloro, non dobbiamo avere l'immaginario necessariamente che ci ha tramandato Hollywood, di quelli, sai, con... che no, gli zombie viventi sono, è la società di oggi, che è priva di emozioni, che ha paura di trasferire le emozioni al vicino, che ha paura addirittura di dare un gesto, di fare un gesto semplice dello stringersi la mano. Ci hanno creato il terrore, o di una nonna di abbracciare il proprio nipote. Ecco, questa è la società degli zombie viventi, che sono uomini morti prima di morire, con la paura della morte. Un uomo che ha paura di morire tutti i giorni è un uomo già morto. La prima paura da sconfiggere, che l'uomo ha sempre avuto, quando ha avuto un concetto, e il concetto della tradizione e del trascendente, ha sempre sconfitto la morte, perché la vera morte è quella dell'anima, è quella spirituale. La vera morte, nel concetto della tradizione anche cattolica, è quella di vendere l'anima al diavolo o al maligno, perché la vera vita è quella che va oltre la vita materiale, e quindi sapere di comportarsi in un determinato modo,
come dire, è meglio, conviene essere giusti, e non è giusto ciò che mi conviene. Il tipico della mentalità mercantilistica e di concetti filosofici, che ora entriamo nel merito di questo, se vuoi. No, sono perfettamente d'accordo con te che qui anche i sentimenti non si riescono più a esprimere, siamo nell'annientamento totale. Anche appunto di parlare insieme, molte persone si sono rinchiuse totalmente. E sta facendo danni enormi. Appunto, noi dobbiamo abbattere questo torpore che sta avvolgendo l'umanità, lo dobbiamo abbattere e farlo rifiorire con la voglia di vivere, di ballare, di sorridere, perché il male non lo si può sconfiggere con l'odio. Cioè, Sun Tzu, anche prendendo la cultura orientale, cioè l'arte del combattimento, l'arte della guerra, combattere senza combattere, senza somatizzare, però dobbiamo combattere. Quindi non c'è solamente resistere, come sto divulgando, però dobbiamo anche commettere azioni, e le azioni sono quelle anche del positivo. Quindi con una risata li dobbiamo sommergere, questi, dobbiamo renderli ridicoli, dobbiamo essere anche sarcastici. È comunque una forma di violenza. Io sto cercando, sto pensando di come si fa a cogliere, come si fa a dare un pezzettino per volta, in maniera che anche la persona comune di una certa età che sta nel quartiere piano piano, dobbiamo andare nel quotidiano a partire da noi, tenendo presente che comunque, mi duole dirlo, ma alcune anime che sono cadute totalmente in questo sistema sarà difficilmente recuperarle, perché qua non è il problema culturale. Ci stanno persone talmente documentate e anche hanno 3 lauree, medici, primari, che sono caduti totalmente nella propaganda. E io, la mia tesi è un'altra da questo punto di vista, che io divulgo anche qua nel mio libro. Il problema è animico. Cioè, siccome tutto l'universo si fonda, cioè nasce da una vibrazione, cioè all'inizio fu il verbo, cioè tutto è vibrazione, tutto è frequenza, ci stanno alte frequenze, la luce ad esempio è un'alta frequenza, la terra è una bassa frequenza, non a caso l'inferno metaforicamente è collocato in terra, perché a terra c'è la bassa frequenza, e sentimenti della bassa frequenza quali sono? La paura, l'odio, il terrore, sono sentimenti a bassa energia, a bassa frequenza. La luce, la positività, il ridere, l'essere felici è ad alta frequenza. E allora troviamo alcune anime che sono magari, la loro anima è rivolta, la loro antenna è sintonizzata su quella vibrazione della frequenza bassa, che percepiscono solo quelle verità, anche se poi stanno le altre verità ma non le riescono proprio a sentire. E altre persone che possono essere anche contadini oppure laureati, quindi indipendentemente dal grado culturale, che non credono per nulla alle fake news che stanno divulgando. E allora, come dire, è un periodo, se vogliamo, di divisione che si sta generando in maniera naturale. Ecco perché il periodo che dice stanno accadendo e devono accadere, queste cose devono accadere, ognuno nella propria evoluzione. Però, cosa voglio raccontarvi ora? Vedete, perché anche il magistrato Giordani ha parlato di questa cosa qua, dell'azione, del libero arbitrio. Il libero arbitrio è fondamentale, è una legge naturale che esiste nell'universo, che però ci vogliono abbattere. E vedete cosa nasce, ad esempio, perché la nostra cultura, buona parte occidentale, anzi tutto occidentale, che dico sempre che ha quelle 3 radici fondamentali fondanti, che sono la filosofia greca, il diritto romano e 2000 anni di valori cristiani, che ha fatto da sintesi alle altre 2 storie, ha generato nel bene e nel male degli uomini e delle donne molto liberi, dove il libero arbitrio era fondante. Analizziamo un po' la società cinese, quella attuale, dove è stata tagliata tutta la sua radice storico-culturale dai tempi di Mao. Ha generato in questi 100 anni, poco più, ma stiamo di 100 anni, una società molto asservita a un potere dittatoriale, dove si è quasi abbattuto quel libero arbitrio, cioè non hanno più, hanno più una coscienza collettiva ipercontrollata, dove vanno, è tutto gestito dall'oligarchia di potere dittatoriale. Non che qui
stavamo tanto meglio, perché lì era palese, qui avevamo, come dire, la falsa libertà, ma poi la falsa, anche se vogliamo, proprietà privata, ma poi espropriata attraverso il debito pubblico. Sono le due facce diverse di una stessa medaglia, tant'è che oggi sono entrati in società, e c'è stato tutto un processo storico, il neoliberismo di stampo occidentale con quel comunismo ateo di stampo orientale rappresentato dalla Cina, in questo momento che è diventata grande la Cina dopo che le multinazionali sono andate a investire, dopo che BlackRock, magari uno dei più grossi fondi monetari, cioè fondi economici mondiali, è andato a investire e hanno fatto sviluppare la Cina da un punto di vista come dire, aziendale, di commerciale, sfruttando l'enorme massa di persone che c'erano lì in mano d'opera, hanno invaso il pianeta di merci a basso costo e hanno distrutto le economie locali, nazionali. Da questo punto di vista è stato uno strumento, è stata una tappa del nuovo ordine mondiale, lo disse anche Soros, dobbiamo cercare di abbattere il dollaro per far salire poi la Cina. Quindi è stata solo una tappa. E quindi quello che sta accadendo oggi, secondo il meccanismo che utilizzano sempre, in economia si chiama shock economy, creano un disastro e poi ti danno la loro soluzione. E noi lo abbiamo sempre identificato problema, reazione, soluzione. Creano un problema, chiedono, cioè la reazione poi del popolo a dire ai governanti aiutateci, fate qualcosa, la soluzione è quella già pianificata da loro nelle loro stanze dove l'hanno pianificata. Ecco, il virus è stato questo, problema, reazione, soluzione. Da questo punto di vista ora che cosa si è generato? Quel grande reset che vogliono mirare ad arrivare, dove deve sparire la proprietà privata, e come la faranno sparire? Attraverso l'eccessivo indebitamento, sia del pubblico e del privato, e quindi esportando questo modello, il controllo sociale, la moneta che ti verrà data attraverso un reddito di cittadinanza universale come polli nella stia. Mangime. Attraverso il microchip, pure, dove ti daranno anche una moneta che in Cina ad esempio c'è, dove ti darà dato un credito se ti comporterai bene e ti toglieranno un credito se ti comporterai male. Ma questo male e bene chi lo deciderà? Lo decideranno loro. E poi una volta che ci hanno tolto le proprietà private, perché il motto dei signori di Davos, dove hanno organizzato tutto questo, è non ho nulla e sono felice. Ti fanno capire che la proprietà privata non dovrà esistere. E già vediamo che Bergoglio sta mirando a indottrinare il suo gregge da questo punto di vista, perché effettivamente poi potremmo entrare in merito anche, come aveva anticipato Giorgianni, non è il vero Papa, è il Papa mondialista che sta arrivando a creare quel punto fondamentale del nuovo ordine mondiale, che è la religione unica mondiale, ultra, sì, chiaro, ed è una delle tappe fondamentali. E quindi che cosa accade? Che quando noi non avremo proprietà, magari oggi lavoriamo lì, domani lavoreremo a 300 km, poi a 400 km, oggi vado in quella casa, domani vado in quell'altra casa, e però magari ci sarà qualcuno che rompe un mobile di questa casa. E allora ti diranno, non possiamo permettere che questi vandali rompano una casa nel momento in cui sostano. Mettiamo una telecamera all'interno della casa. Mettiamo poi una telecamera all'interno della macchina che sarà pubblica. Perché se io mi sposto da lì a lì è inutile che ho la mia macchina pure. E allora metterò una telecamerina pure là. Cioè è chiaro, è che lo stiamo vedendo quotidianamente, il controllo su tutto. Cioè è chiaro, ce l'abbiamo dappertutto, ce l'abbiamo. Quindi vediamo che stiamo andando verso quelle direzioni. Naturalmente questo non vale per i signori elite, dell'elite, che sia occidentale sia orientale poi. Perché l'elite, ripeto, è apolide. I popoli sono una cosa, l'elite è un'altra. Vogliamo fare i nomi? L'ha fatto Monsignor Viganò, Roche, Rockefeller, i vari Soros, i Walburn, cioè, l'ha fatto anche lui. Guarda caso, dopo un giorno l'hanno censurato. Quindi c'è questa elite che ha centrato a sé tutto il potere. E ora, diciamo, vado in conclusione perché non voglio rubare tanto tempo, però una parte fondamentale di questo che sta accadendo oggi, non possiamo pensare noi che questo è accaduto da 10, 20 anni, da 30 anni, no, commetteremo un grande errore. Questa è una battaglia che va avanti da secoli, che poi oggi stiamo vedendo gli ultimi tempi di questa battaglia.
Però ad esempio io sono partito da un punto fondamentale, ma la cosa è ancora più vecchia, quando c'è la lotta tra il mondo tradizionale e il mondo della rivoluzione. Vi faccio un esempio banale. Il mondo della tradizione cosa pensava? Anche prendiamo ad esempio gli antichi romani. Costruivano un ponte, il mondo del trascendente era impregnato anche il mondo della costruzione. Se si costruiva un ponte doveva essere pensato che doveva durare nei millenni. Non c'era il concetto che si doveva costruire una cosa che fra 50 anni doveva cadere, come i ponti di oggi. E poi ne ricostruiamo un altro, e poi facciamo un altro, il consumismo. Cioè, si costruivano le cose col concetto che dovevano avere una visione sul trascendente. È chiaro? Non sul piano terreno, che doveva durare ai posteri, ma non solo ai figli e ai nipoti, alle generazioni future. Ecco, questo è il mondo della tradizione. Il mondo dove si era sviluppato anche il libero arbitrio. Il libero arbitrio, legge universale, tu solo sei venuto sulla faccia della terra, te ne vieni e te ne vai solo col peso delle tue decisioni. Non potrai dire un domani, ah, io ho dovuto dire sì per dire l'aborto perché la maggioranza ha detto sì. No, no, non funziona così dall'altra parte. E poi proprio di trasferire l'eredità spirituale, culturale, invece la rivoluzione è andato contro a tutto quel concetto. Però senza entrare nel merito di questo, prendo una tappa fondamentale, ad esempio, che è avvenuta nel nostro mondo cattolico, la rivoluzione anglicana preceduta da Martin Lutero e Calvino. Anche lì in quel periodo comunque avevano magari le loro buone ragioni, se vogliamo. La Chiesa, per dire, ha avuto le sue corruzioni. Però qua dobbiamo scindere anche, vedi come ha fatto bene anche il magistrato Giorgiani, io credo nelle istituzioni. Quindi credo nelle istituzioni, al di là di uomini oggi che stanno nelle istituzioni che stanno facendo cose nefaste. Certo. No? E anche nella Chiesa funziona così. Al di là dei papi cattivi o papi buoni che ci sono stati, al di là di preti buoni o preti cattivi, perché il male e il bene opera nel singolo uomo, nelle singole decisioni che ogni prete o cardinale oppure prelato ha preso. È chiaro? Quindi abbiamo un San Francesco, abbiamo un Padre Pio, abbiamo Gesù Cristo stesso, cioè è chiaro quello che hanno tramandato in un concetto. Allora, nel concetto ad esempio del cattolicesimo tradizionale esisteva il libero arbitrio, fondamentale. Però Calvino e Lutero hanno deformato questo concetto, hanno detto no, il libero arbitrio non esiste, esiste la predestinazione. Guardate che stravolgimento filosofico. E la predestinazione presuppone un fatto. Esiste un Dio, in quel caso il loro Dio, tutto ciò che accade sulla terra è volere di Dio. Questo meccanismo psicologico ti innesca un altro. Beh, se tutto è volere di Dio, io mi deresponsabilizzo, non ho più nessuna colpa. Quindi è tutto volere di Dio. E cosa ti accade? Quindi nasce la filantropia. Se io sono ricco vuol dire che Dio l'ha voluto, se tu sei povero vuol dire che Dio l'ha voluto, chissà che cosa hai fatto, sono fatti tuoi, visto che non si usano parolacce, insomma volevo dire un altro termine, sono fatti, però ci stava. E da lì, guarda caso, nel mondo anglicano nasce la Banca d'Inghilterra nel 1694 e nasce la moneta debito, che prima non esisteva, la moneta cartacea che nasce solo esclusivamente a debito. Guarda caso nasce il mercantilismo anglosassone e la regola del è giusto ciò che mi conviene, dalla vecchia regola conviene essere giusti. Il mercantilismo anglosassone, la rivoluzione, le varie rivoluzioni francese, tutte le guerre contro le case regnanti cattoliche che sono cadute tutte poi. Perché poi è nata, come dire, quali case regnanti sono rimaste in piedi? Quelle di stampo anglosassone che sono diventate un tutt'uno col potere monetario. Vedi la casata Windsor, cioè inglese, no? Nascono tutte quelle filosofie di stampo nordico, del relativismo, del darwinismo, il darwinismo economico, il modernismo, cioè tutte filosofie, il monismo filosofico, il monismo che tutto viene accentrato in uno, in una realtà duale come questa. Noi siamo immersi in una realtà duale,
c'è la luce, c'è l'oscurità, c'è il male, c'è il bene. Anche se il monismo esiste poi, ma tu non lo puoi, il monismo sarebbe un unico entità, no? Creatrice che è tutt'uno. È vero, c'è il monismo, ma il monismo parte dal creatore, da un'altra dimensione. Tu quando stai qui, in questo pianeta scuola, dove c'è il bene e il male, e tu devi poi poter decidere e scegliere tra il bene e il male, se no non potremmo avere nemmeno la nostra naturale evoluzione, perché se non hai una scelta da fare, dove c'è la crescita? Ecco perché ha tutto un senso logico anche questo. E da questo punto di vista, vedi, il modernismo che poi ha infiltrato la Chiesa, che abbiamo questa Chiesa attuale, dopo il Concilio Vaticano II che ha spalancato le porte alla massoneria, tante cose che sono accadute, quindi non possiamo dire che è accaduto solo dall'altro ieri. E quali sono le filosofie ultime finanziate dai poteri forti? Il transumanesimo e quella successiva, il postumanesimo. Il postumano, il nome lo dice, post, cioè dopo l'uomo. Il transumanesimo è già una via di mezzo, cioè utilizzo magari, ti rompi un arto, lo rendiamo robotico, fin lì ci stiamo magari. Ma loro vogliono sostituire la macchina, cioè l'uomo con la macchina. Sì, sì, ma è cyborg, e quindi microchip, oppure vogliono trasferire la coscienza umana, non la coscienza ma la mente, i dati umani all'interno di un computer. E vediamo che Elon Musk già sta lavorando con questi microchip che riescono a interagire con la mente umana, e quindi stanno mirando quindi al postumanesimo. Ecco dove nascono queste cose qui. Allora dobbiamo capire che questi signori hanno altri disegni, che questi signori, 7 miliardi di più uomini sulla faccia della terra, possiamo dirlo, gli fanno schifo. In Nord Europa tantissime persone sono anche contenti. E quindi ci fa capire, io quando parlavo di 20 anni fa di queste cose ero considerato un pazzo, oggi è diventata questa tematica comune e fa pure figo, tra virgolette. Nel senso, sì, perché magari poi ti troverai l'influencer di turno che dice: ah, oggi mi sono andato a mettere il microchip sotto pelle, sono felice, vedi, posso pagare con questo, non ho più le chiavi, entro in macchina e la macchina si accende da sola, cioè è chiaro. E ma in tutto vale così con l'ingegneria sociale. Ci vorranno abituare, per dire, a mangiare le cavallette, perché in Oriente le mangiano, perché. E perché poi ti faranno anche la pubblicità da quel punto di vista. Poi si dice, tanto non ho niente da nascondere, ma c'è anche proprio un proprio senso di identità, di intimità. Ma che deve esistere, dire, perché dover dire tutto. Ma non deve. Anche perché se no non abbiamo niente, se non abbiamo il privato non possiamo neanche avere un'intimità. È una cosa naturale dell'essere umano avere anche una sua sfera personale e una propria intimità, perché sennò sennò perderemo tutto quello per cui noi nasciamo, cresciamo, viviamo. Credo l'intimità è anche il desiderio di custodire un qualche cosa in una maniera reputandola preziosa. Infatti alcune pietre poi dopo si mettono in un luogo nascosto, si coprono, cioè non è che vogliamo, se no non esisterebbe neanche lo svelamento. È bello piano piano rivelare le cose, ma chi reputiamo idonee a ricevere alcuni messaggi, alcune verità, ma non a tutti, se no non c'è più differenza. No, assolutamente, condivido pienamente. E io chiederei anche un maggiore approfondimento su questo tema, perché il discorso ritengo che non si possa sviluppare soltanto sull'aspetto esteriore, cioè il controllo di quello che facciamo materialmente. Ma questi microchip, a quanto so, hanno anche la capacità di interferire con la coscienza. Sì, sì, quindi di imporre anche una idea, una visione alterata di quella che è la realtà. E quindi attraverso questo controllo c'è un controllo a tutto campo. Ma quindi questo è l'aspetto. Io non lo so chi parlava dell'importanza e la indicava con un concetto di caverna, cioè la caverna che c'è dentro di noi, quella
quella necessità di avere un punto, diciamo, intimo, imperscrutabile, che ognuno di noi, ogni uomo, deve avere dentro la propria, il proprio animo, la propria intimità, e che viene attraverso queste tecnologie violato, quindi modificando anche quella che è la naturale attitudine. Ma guarda, senza entrare nel complottismo, dichiarazioni fatte, vabbè, perché abbiamo avuto modo di parlare giusto quel poco che ho parlato, però la cosa è da allargare, cioè c'è la dichiarazione proprio palese di Colao che ha detto: noi riusciremo a intervenire da remoto, cioè da distanza, all'interno. E quindi di che stiamo? L'ha detto lui, l'ha detto un uomo che oggi è stato messo lì nella commissione tecnico-scientifica. Quindi pienamente d'accordo con quello che dici tu. Quindi vanno a intervenire non solo poi fisicamente, ma proprio nella coscienza, nei tuoi pensieri. Riescono a realizzare appunto quell'uomo macchina che loro vogliono, quel robot che riescono a gestire anche da distanza. Elon Musk ha fatto un esperimento con un maiale che gli ha messo un anello. Perfetto. Che va a interferire, che gli fa pensare di avere sempre fame anche quando non ce l'ha. Quindi con la tecnologia sono riusciti a fare questo, e loro mirano a questo. Ecco perché noi dobbiamo aborrire e lottare in tutti i modi per far sì che questa realtà non diventi la nuova realtà. Dobbiamo lottare, perché è giusto lottare, perché stiamo combattendo dal lato giusto della storia, dal lato giusto della verità, chiaro? E come dico sempre, la verità ci renderà liberi. Ci renderà liberi, però non la potrai mai fermare, ma si potrà solo affermare. Tempo ci vuole. La forza della vita, poi, sono convinto anche di questo, ecco perché sono anche molto ottimista, però non presuppone il fatto che, cioè, che sicuramente passeremo tempi duri. Però la forza della vita prevaricherà sempre sulla forza della morte. Cioè questi signori perderanno sicuramente in maniera matematica. Ecco perché stanno mostrando tutti i loro artigli oggi. Perché non riescono più a tenere il fatto che stanno obbligando all'ennesima potenza tutti quegli obblighi. Proprio perché hanno perso forza di persuasione. Perché il male fondamentalmente ha la sua forza nell'essere nascosto. Cioè il male prende la forza dal lavorare nel deep state, nel sottostrato. Nel momento in cui esce fuori e esce fuori e fa cadere le maschere, è il momento sì della sua maggior tirannia, però è anche il momento della sua maggior debolezza, perché si è mostrato. E allora è questo che mi dà la certezza che vinceremo. Sicuramente ci saranno. Ora vinceremo. No, ci saranno delle perdite. Sicuramente, indubbiamente. Però vincere, cosa significa vincere? Perdonatemi, no, voglio dire, sapere di combattere dal lato giusto della storia, anche morire da un punto di vista materiale, significa aver vinto. Non so se è chiaro. Cioè, anche nel concetto della tradizione, senza espormi, cioè, al massimo esempio che abbiamo, che è stato Gesù Cristo, che poi ha vinto, ok? Andiamo semplicemente in maniera più terra terra. Un re dell'epoca era il primo che andava a combattere davanti con la spada, a combattere con l'altro re, e dietro aveva le truppe. Poi si è invertita la storia. Cioè i politici stanno dietro e mandano gli altri a combattere. Cioè il concetto della storia, della tradizione, era quello che il re, se moriva in battaglia, il suo nome riecheggiava nella storia da un punto di vista terreno, e che andava a fianco agli dèi, gli dèi o a fianco a Dio. Cioè, quindi capiamo che questa battaglia o la affrontiamo con altri parametri, perché se no con i parametri che abbiamo, quelli inculcati, che devo campare solo per cosa devo fare domani, o con la visuale, appunto, della visuale terrena, materialistica, abbiamo perso. Cioè, uno dice, non conviene nemmeno combattere. Allora questa battaglia tutti noi la dobbiamo vedere da altri punti di vista. La dobbiamo vedere dal punto di vista che è corretto combatterla, perché è giusta per i miei figli, per i miei nipoti. Io non, magari non vedremo nulla di positivo in questa battaglia, lo dobbiamo semplicemente fare perché lo riteniamo giusto, basta, non ci dobbiamo chiedere altro. È chiaro, se cosa mi conviene, cosa ottengo io domani, no, non possiamo vederla così. E non si può rimandare, non si può più rimandare. Perché se tu la rimandi, domani sono venuti a prendere te. Quindi fare comunità di zona pure. Quando verranno a acchiappare qualcuno se non si è voluto vaccinare,
100 persone che hanno fatto comunità dovranno andare tutte a difendere quella persona che stanno, come quegli altri dovranno andare a difendere quell'altro. Certo. Però dobbiamo partire dalla territorialità e uscire da quell'ulteriore gabbia che è di internet. Ecco perché voi mi vedete girare da tutte le parti, perché io questo sei incredibile, perché effettivamente ti stai facendo tutta l'Italia, non solo l'Italia ma tantissimi programmi, e stai anche dimostrando una forza incredibile. E sicuramente mi arriva dall'alto pure, perché voglio dire, se non sei ispirato dall'alto, guarda, non so, la fiducia, no? L'affidarsi. No, sai vedere poi... Quindi facciamo quello che possiamo, però come ha detto anche il magistrato Giorgianni, esatto. Ogni sera mi dico, ho fatto abbastanza? Non lo so, non so se ho fatto, magari potevo fare qualcosa di più. Esame di coscienza. Sì, sempre. Una bella figura. Mm. Ce lo dobbiamo fare sempre questo esame di coscienza, e ci dobbiamo fare sempre un esame di coscienza nel dire, come dire, perché il male e il bene opera dentro i cuori di noi tutti i secondi. Sta cosa che faccio, giusto o sbagliata? Cioè, fare analisi su ogni cosa. Per far sì che quell'ego che tutti noi abbiamo non deve eccedere rispetto all'altruismo. Wow. Deve avere sempre quel giusto equilibrio tra l'altruismo e l'egoismo, no? Perché l'ego non lo dobbiamo nemmeno azzerare, perché se tu azzeri l'ego, come dire, non mangi più, quindi bisogna come tenerlo vivo. Cioè, se tu vuoi aiutare qualcuno che sta cadendo in un burrone, se non sei forte, quindi, come dire, quel giusto equilibrio. Perfetto. Perché il giusto equilibrio è la cosa più difficile che da perseguire, da mantenere. A me poi questo messaggio, secondo il mio punto di vista, me l'ha trasferito anche per il messaggio cristiano, che il perfetto equilibrio è ama il prossimo tuo come te stesso. Come te stesso, ha detto. Non ha detto ama il prossimo tuo meno di te stesso o più di te stesso. Non so se è chiaro quello. Certo. Ha detto come te stesso. Perché se avesse detto ama il prossimo tuo meno di te, tu ti saresti dovuto totalmente azzerare e quindi, siccome noi siamo anche esseri umani e abbiamo bisogno, come dire, di vivere, cioè di stare in salute, di riuscire a gestire una certa situazione, è come dire, guarda, è l'esempio banale che faccio sempre pure io, attraverso la vendita dei miei libri. Io faccio questo oggi, no? Però non metto mai il libro al primo posto. Metto sempre, e penso che traspare, sia dalle mie interviste che dai miei passaggi, il messaggio, la lotta. Poi se vendo qualche libro, che il buon Dio ha voluto che io vendessi qualche libro, mi consente di portare il pane a casa, in maniera, detto, perché io mi campo e ho anche famiglia. E ho anche responsabilità nei confronti magari del mio figlio e della mia famiglia, no? Mi sembra del corretto, tutto ovvio, quindi è giusto, no? Che io debba fare questo, ed è giusto quindi in quel giusto ego di dire, caspita, sono contento se il mio libro sta piacendo, perché magari ne vendo qualche copia in più e sono in grado di portare anche oggi il pane a casa e di continuare la lotta e di andare ancora in giro, sempre più in giro, a divulgare. Perché se io non avessi questo, scusami, perdono, non sarei riuscito a mettere il carburante per venire oggi qui, magari. Non avrei comprato una macchina per venire oggi qui. Non so se è chiaro. Perché tutto deve alimentarsi. E allora da questo punto di vista noi potremmo essere in grado di sfruttare la forza dell'avversario, come racconto qui in un mio passaggio, dove prendendo dalla cultura orientale sfrutti la forza dell'avversario. Come delle arti marziali, la legge dell'aikido, la legge della cedevolezza, che a me questa filosofia mi ha fatto diventare poi uno scrittore, perché io mi occupavo di altro nella vita. A un certo punto ho detto basta, devo fare solo questo, e da lì mi venne l'idea, comunque, quando ho detto devo fare qualcosa, perché mi avevano colpito profondamente nell'anima quando ho visto cosa, il danno che facevano con la loro moneta debito, no? Ho detto devo fare qualcosa, loro mi avevano investito con la loro energia negativa, mi sarei potuto demotivare, mi sarei potuto, cioè avrei potuto essere, come dire, arrabbiato tutti i giorni, odiarli, io non li odio assolutamente. O assuefarmi. Sì, pure assuefarmi e cadere nell'ignavia pure, uno dei peccati che Dante ha citato spesso, magari sapere però, anzi sfruttare l'evento e magari trarne beneficio pure io.
Quindi, che cosa è nato? Ho detto, devo fare qualcosa. Io ho l'animo artistico, come amo definirmi, mi piace scolpire, sono un creativo, lavoravo nel mondo dell'interior design, e che mi è venuto in mente, ho detto, voglio divulgare queste informazioni in maniera un po' più semplice. E scrissi un romanzo, La moneta di Satana. Satana, perché ho usato il termine forte Satana? Perché la moneta debito ha il segno meno, quindi del debito, e in maniera archetipica il meno è negativo. E quindi ho utilizzato il termine La moneta di Satana. E io ho fatto un romanzo, però. Un romanzo è una forma d'arte, è stato un atto creativo. Quindi l'energia negativa del banchiere, con la creatività umana, ne ho fatto uscire un romanzo che mi ha dato quella scintilla, quell'input da poter andare in giro a denunciare le malefatte di questi signori. E da lì è nato poi il secondo romanzo e sono arrivato a 7 libri oggi. Oggi 7 libri. Quindi vuol dire che di strada ne ho fatta. E niente, quindi questa è l'opera che dobbiamo cercare di fare. Quindi non lavorare anche con l'odio, perché sennò alimentiamo queste energie negative con l'odio. Dobbiamo cercare di combatterli decisamente. Non è facile, perché tutti noi a volte cadiamo anche nella cosa, però capire quando ci capita questo fatto, esorcizzarla, buttarla fuori e ripartire poi, no? Certo. Quello è essenziale, cadi 7 volte e autorialzati diretto da samurai, perché poi la vita ci butta sempre per un motivo o l'altro a terra, però dobbiamo riavere avere sempre la forza di rialzarci, di riprendere il tragitto, il cammino. E questo è fondamentale. Ecco perché principalmente la battaglia per me, con questo nuovo libro, cioè è principalmente la battaglia spirituale. Cioè la battaglia è realmente spirituale, che si sta manifestando nel mondo materiale. Sì, nel mondo materiale, come dire, in un momento storico che comunque tutti noi dobbiamo prendere le nostre decisioni, e attraverso queste decisioni vedremo questo mondo che rinascerà. In un modo o nell'altro non sarà più il mondo che abbiamo conosciuto prima. Cioè le cose che sono accadute in questo periodo storico, per quello sono epocali. Cioè le messe non si erano mai fermate in 2000 anni di storia, in questo periodo si erano fermate. Cioè vedete che sono accadute cose, a posto dell'acqua santa hanno messo il gel sanitario. Non so. Sì, ma infatti anche già comunque il nostro linguaggio è cambiato, perché nell'ultimo anno abbiamo visto che è più da guerra in un certo qual senso, perché abbiamo un nemico da combattere che sarebbe la malattia, poi una nuova normalità. La nuova normalità, per dire, una classe ecclesiastica a partire da Bergoglio che si sta occupando in maniera specifica della salvezza dei corpi e non si sta occupando della salvezza delle anime. Dove la Chiesa doveva occuparsi principalmente della salvezza delle anime. Anzi, vi racconto un altro aneddoto, per dire, no? Quando andarono chi raccoglieva le tasse, gli esattori delle tasse andarono da Gesù Cristo per metterlo in difficoltà, gli dissero: Rabbi, cosa dobbiamo fare con questa moneta? Lui in quel caso non si arrabbiò, invece si arrabbiò quando entrò nel Tempio e cacciò via i cambiavalute, i banchieri dell'epoca, non i mercanti, i cambiavalute, che facevano usura sulle popolazioni ebraiche, stessi ebrei, perché le tasse a Cesare le potevi pagare solo con moneta romana, non le potevi pagare con un'altra valuta, quindi dovevano svendere altre valute per reperire moneta da pagare le tasse a Cesare. Lì si è letteralmente arrabbiato, li ha frustati, li ha cacciati via e ha ribaltato i banchi. In quell'altro caso vi faccio notare una cosa, che i Vangeli non ci raccontano che Gesù Cristo si è arrabbiato con Cesare. Cosa ha detto semplicemente? Bene, date a Cesare quel che è di Cesare. La domanda precisa era: è giusto pagare le tasse ai romani? E Gesù Cristo gli disse: datemi una moneta, e dici: cosa c'è? Cesare, data a Cesare, cioè quel che è di Cesare. E quindi ti ha fatto capire. Però la domanda era se era giusto pagare le tasse ai romani. Mi completi un'altra cosa. Lui non si è arrabbiato e ha detto: dateglielo. Perché in quel caso Gesù Cristo non è entrato in merito alla sovranità monetaria. In quel momento l'immagine di Cesare rappresentava la politica e lo Stato, quello che noi oggi dovremmo avere con lo Stato nostro, la sovranità monetaria.
e ha detto date a Cesare quel che è di Cesare, ha consentito pure a dare quella a Cesare, ma sapete quanto si dava a Cesare all'epoca allo Stato? Quanto si pagava? La decima. La decima. Se oggi noi pagassimo il 10% di tasse, noi faremmo 3 metri di altezza a saltare. Si dovrebbe pagare il 50%. No, oggi paghiamo il 70%, paghiamo. Poi se vai a fare il carburante, oltre tasse che tu non vedi, compri 20 euro di carburante e 30 euro di tasse. Vai a comprare una birra e stai pagando tasse. Quindi non è solo quel 70%. Quindi che cosa significa? Che a Cesare stavano dando quel 10%. E in più Cesare, possiamo dire giusto o sbagliato, quello sia, ti stava restituendo con un servizio dove ti stava costruendo strade, acquedotti e ponti romani. Non so se è chiaro. Quindi si stava anche ripagando. Noi oggi paghiamo oltre il 70% ripagati con zero, perché tutti questi denari vanno a coprire quell'interesse sul debito pubblico che ingrassa solo il banchiere, come diceva Ezra Pound. E cosa diceva? L'usura ammazza pure il bambino nel grembo della madre. Quindi addirittura la denatalità, cioè ammazza tutto. E che cosa ha detto invece poi? Ha detto, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Cioè la salvezza delle anime spetta a Dio. Lì non deve mettere parola Cesare, ok? Non deve... Quindi però se una gestione politica è fatta bene, con parsimonia, e posso avere anche un monarca, se un monarca è illuminato nel senso buono, che regna bene, a me sarebbe pure bene, sarebbe. È chiaro? È la migliore forma di governo. Cioè, perché non è detto che la democrazia sia il sistema perfetto. Tant'è vero che nella profezia di Daniele rappresenta questo, il gigante dai piedi d'argilla. I piedi d'argilla rappresenta il nostro periodo storico, dove faccio ricordare che con un verdetto democratico, quando la democrazia è influenzata dal potere monetario, che ti ha influenzato le masse attraverso ingegneria sociale e consenso che pagano, ti hanno messo in croce Gesù Cristo. Hanno detto, chi scegliete, Barabba o Gesù Cristo? E il popolo ha scelto Barabba, perché era stato pagato, influenzato dal Sinedrio. E ti hanno ammazzato ancora prima anche Socrate. È chiaro? Perché la democrazia è una bella cosa, però ha tante debolezze pure. Cioè i poteri, ad esempio una buona democrazia, se tu metti solo i 3 poteri dello Stato, quelli classici, ma poi non hai messo per iscritto il 4° potere costituzionale, la sovranità monetaria. E l'altro 5° potere che io metterei oggi, e lo vediamo tutti oggi, capacità mass mediatica. Non può essere in mano ai privati che hanno comprato e gestito tutto, perché sono tutti pennivendoli e tutti pagati. E allora che democrazia esiste quando la propaganda ha preso il sopravvento? Certo. Non so se è chiaro quello che volevo, penso che siate tutti concordi con me. È un fingimento della democrazia, perché è plagiata. È per giunta con gli studi psicologici di massa che hanno fatto con l'ingegneria sociale di questi ultimi secoli, cioè di questo soprattutto ultimo secolo, che sono riusciti a instillare nella mente le cose più aberranti, facendoti credere che stanno lavorando per il tuo bene. Convinceranno gender, l'eutanasia, arriveranno a un certo punto di far credere alle persone che siccome non potranno rendere più, perché non sono più funzionali al capitalismo, sarà giusto che si andranno a ammazzare magari in una macchina che hanno già costruito in Svizzera, dove c'è una macchina progettata e brevettata che sembra pure bella a vederla, sembra una macchina dove tu vai lì, dici passo, ho finito il mio ciclo di vita. Cioè tutto stanno sdoganando e ti fanno penetrare nella coscienza nel farti credere che queste cose sono giuste. E questi veramente sono i geni del male. Sì. I geni del male, dove non si spiegherebbe in altro modo se non perché odiano l'uomo e se non che queste persone sono al servizio del maligno, arrivato a questo punto. Sì. Possiamo chiamarlo in tutti i modi, in varie culture del mondo si sono utilizzati tanti termini per identificarli. Però non è che sta solo nella cultura cristiana, i demoni, vai nella cultura sciamanica tolteca, li chiamavano voladores per dire, oppure nella cultura greca arconti, cioè stanno tanti nomi per dare un senso di tante culture che danno un senso al male, no? Il male c'è, però sta a noi
magari capirlo, analizzarlo, capacità di discernimento, ricerca della verità, un percorso spirituale, quindi mai perdere il punto di vista della battaglia spirituale che sta principalmente dentro di noi, poi, no? Perché non la possiamo vedere fuori la battaglia spirituale, se non la analizziamo che è quotidianamente dentro ognuno di noi. E quindi... Il male è ciò che non ti permette il raggiungimento verso Dio. E poi ricordiamoci ciò che ti ferma, un'altra cosa che come adopera il male, che è vero, le strade, cioè verso il male, sono lastricate di buone intenzioni, sono lastricate d'oro. Cioè, tant'è vero, anche nella profezia, nell'Anticristo di Solovier, che io ho riportato qui, scritto nel 1890, veramente un grandissimo teologo, filosofo russo, il male si presentava come filantropo, come umanitarista, ambientalista. Aveva anticipato pure questo. Certo. E ditemi se voi oggi non sono le tematiche che stanno proponendo il nuovo ordine. Quelli si sono lastricati proprio di bene. L'ambientalismo che è diventata la nuova religione. Greta Thunberg, la ragazzina messa lì apposta dai poteri, che si vede proprio, però la gente che gli va dietro come il pifferaio magico. A parte, no? Il nostro, quello che viviamo ora come ora, un falso ambientalismo, falso. Altro, perché non fa altro che aumentare l'inquinamento, toglierci spazi verdi. Ma dici cose giustissime, perché io dico, il vero ambientalismo si sarebbe dovuto fare, si può fare. Se si ritorna al concetto della tradizione, devo costruire un ponte? Deve essere un ponte che deve durare 2000 anni. Sappiamo costruire una batteria per auto che dura 30 anni e lo sappiamo fare? Dobbiamo fare quella, non quella che si distrugge dopo 2 anni con l'obsolescenza programmata, che poi devo rivenderne un'altra. Ma adesso, questo che dalla conversione delle automobili, avremo cimiteri di macchine che non si possono più usare, più tutte quelle nuove, e poi tutta questa corrente da dove la produrranno? Ecco. Da dove la produrranno? Dalle centrali nucleari? Da dove lo vogliono creare? No, proprio esattamente da queste. Dato che l'Unione Europea ha già dato come etichettatura l'energia prodotta dal, insomma, dal nucleare come energia rinnovabile. E allora cosa aggiungerei io? Vedi, in questa cosa, vado in conclusione. Allora, oggi noi stiamo, la tecnologia che stanno mettendo a disposizione per i loro interessi, ad esempio, molta tecnologia viene dalle scoperte di Nikola Tesla, no? Nikola Tesla, che addirittura riusciva a generare energia dall'etere, cioè un uomo che voleva illuminato nel senso buono, veramente voleva rendere l'energia gratis per tutti. Ad esempio, anche faccio un altro esempio, Ettore Majorana, che poi abbandonò gli amici di Paris Perna, che stavano lavorando fermi, sai, stavano lavorando sull'atomica, perché aveva capito che era una strada sbagliata che avevano preso, che poi ha portato all'atomica in un certo modo, no? Quindi io, se avessi, ad esempio, avessimo una sovranità monetaria, fossimo un popolo sovrano che mira a rendersi indipendente dall'energia, io finanzierei a fondo perduto degli ingegneri, degli scienziati che mi riprendono in mano gli studi di Ettore Majorana e di Nikola Tesla, per dire. C'è l'ingegnere Enrico, che è della provincia di Lecce, che noi invitammo alla nostra conferenza nel 2014, dove si parlava di nuove possibili sistemi di sovranità personale, individuale, eccetera, eccetera, e avevamo incastonato anche energie free, rinnovabili. E l'ingegnere Enrico aveva inventato un motore ad acqua con scissione mediante l'elettrolisi, da cui dall'acqua l'idrogeno, ricavava istantaneamente l'idrogeno, quindi eliminando quei pericoli legati ai motori idrogeni soggetti a maggiore incendi, esplosioni, eccetera. Esiste. In Italia esistono delle officine che, così come uno va a fare l'impianto a CPL o a metano, esistono delle officine convenzionate, e questo è un dato di fatto, che ti fanno l'impianto a benzina, te lo trasformano anche all'acqua, e questa cosa non esce fuori. Quindi i sistemi innovativi, i sistemi green innovativi esistono,
però non riescono in qualche modo a superare un embargo fatto di media, di politica, eccetera, eccetera. Tutta la macchina che hanno messo alla loro gestione. Quindi il gioco sta proprio lì, sta. Vale per la moneta, vale per la medicina, vale per tutto. Non ti liberalizzano delle fonti energetiche appunto perché se non hanno il controllo e quindi perché vogliono il controllo. Vogliono il controllo, a parte che ora 7 miliardi per loro sono troppe, vogliono portare forse a 500 milioni addirittura. Si parlava di 3 miliardi e mezzo, ma sembra che da un monumento che hanno proprio scritto sulla pietra a 500 milioni stanno guardando. Ci stanno riuscendo, anche una statistica dice che da qui a 10 anni, attraverso la cosiddetta rivoluzione industriale, quindi la riconversione dal diciamo dei sistemi digitalizzati e robotizzati, questa è la quarta rivoluzione industriale, ci sarà una perdita di circa 800 milioni di posti di lavoro, che moltiplicati per 2, per 3, perché se, considerando le famiglie monoreddito, no? Quindi bisogna considerare una moglie o un marito a carico con almeno un figliolo, quindi moltiplicando per 3 significa 2 miliardi 400 milioni della popolazione mondiale che entrerà in grave crisi. Eccola come arriveranno. Vabbè, a parte stanno lavorando ora. Se c'è qualche domanda, sono lieto di rispondere a qualche domanda. E quindi tutto fa gioco. Senta, volevo solo dire questo. Cioè, ci può essere un, diciamo, un evento molto particolare. Questi, diciamo, robot che vengono fatti e questa anche possibilità che loro stanno studiando di trasformare l'uomo in macchina, giusto? In effetti non tiene conto di una cosa secondo me essenziale, cioè che il divino esiste nella materia ed esistendo nella materia esiste anche nel robot, e quindi una delle cose che potrebbero avvenire, visto che questa umanità così come è proprio bella non è diventata consapevole neppure e autonoma neanche, è già uno zombie, sì, può essere che invece nasca una nuova forma che non sappiamo quale sarà. Quindi nel gioco non è detto che questo gioco sia fatto unicamente a favore di loro, ma loro possono, senza saperlo, interferire con qualcosa di cui non hanno conoscenza, che è la materia, perché la materia è viva ed è divina. Ma questo cambierà appunto. Ma questo in effetti stiamo poi nell'ambito anche, se vogliamo, del miracolo, quella dimensione che a noi non è dato di sapere, l'imprevedibilità, che anche comunque nella scienza quantistica se ne parla di questo, cioè quando c'è l'imprevedibilità degli eventi, sì, dove tu vedi che quando, perché nella, diciamo, nella scienza classica, dove cercano di calcolare tutto secondo dei parametri, vedi che le cose hanno un certo disegno. Poi anche nella fisica quantistica sembra che anche il pensiero di chi sta osservando, dell'osservatore, ha influito. E allora vedi, nel principio, se non erro, di Heisenberg si chiama, cioè quella scintilla imprevedibile che ti cambia gli eventi, una volta non sono come un'altra. E questa è proprio la dimensione del miracolo, in effetti. Quando uno crede ciecamente in una cosa, proprio magari sembra che quasi sia finita, poi lì si scatta magari. Allora, in una valutazione filosofica, quale sta facendo la cara amica, e ci sta questo ragionamento, però bisogna anche darne una certa connotazione, cioè la connotazione attendista. Cioè io sono più del io oggi, quindi di agire in questo momento a tutela mia e di tutta la mia. Ma non ha detto, noi stiamo qui anche perché non siamo attendisti. Attendista nel senso che questa si svilupperà. Noi dobbiamo fare il nostro. Nel corso di millenni. Guarda, noi dobbiamo ragionare sul nostro.
sì, ma noi sull'oggi stiamo facendo il nostro, almeno noi siamo qui oggi, stiamo facendo il nostro. Cioè quello non, a prescindere, quello che ha detto il Signore, che a prescindere da quello che noi comunque dobbiamo operare, se no cadiamo nella predestinazione che vogliono loro. Esatto. Allora ci stiamo fermi, tanto vuole tutto Dio. Esatto. Ma non è il caso nostro e non è il caso di tante altre persone. E non è quello che vogliamo. C'era anche il Signore voleva No, sì. Domande da fare sarebbero 2000, ora io due. Cominciamo con una, cominciamo. La prima è il riferimento che io ho visto alla conferenza a cui lei ha partecipato. A quale? Quella di Monsignor Viganò? Sì, ah. E Massimo Viglione. Massimo, l'ha organizzato il professor Massimo? Sì, l'ho vista. Ecco, proprio io condivido al 100% quello che il Monsignor Viganò ha detto. Però, dato che lei forse ha avuto la possibilità di dialogare, c'è una cosa che a me stupisce. La crisi della Chiesa, il problema poi vero, quello attuale in cui verte tutto e di cui Viganò ho ascoltato da tanti anni che fa interventi fondati che condivido, però lui non fa mai riferimento a chi è il Papa, perché il Papa è uno. Chi è il Papa? Non lo dice, è fondamentale, perché la crisi tutta quella che stiamo vivendo, non è che lo dico io solamente, ma anche il dottor Gotti Tedeschi faceva riferimento a una sua conferenza sulla crisi economica in cui il mondo e che l'euro sta esplodendo. Poi la domanda era proprio inerente a quello, a riferimento a questo. Dice, prima di tutto è una crisi morale. Assolutamente. È verissimo questo. E chi è il tutore della moralità umana? È la Chiesa, è sempre stata. È il catecum. Quell'argine al male, che il male esiste ora. Allora, però dobbiamo fare una cosa ora. Volevo finire perché c'è quello che mi meraviglia. Lui non fa mai riferimento. Io non so se non ha il coraggio, perché non dice che il cardinale è più corretto, perché cardinale per me lo è, io non sono nessuno, non sono un canonista, casomai alle mie asserzioni discendono da delle, sarebbe simile alla logica aristotelica, sarebbe la mia, ora voglio divagare, perché non dice che Bergoglio non è il Papa? Perché non lo dice? E poi sarei anche curioso di sapere, siccome per me lo è, e siccome questa domanda ha stimolato anche il magistrato Giorgianni, che non so come mai, io non avevo esplicato, che non avevo intenzione di entrare in questa tematica qui, e che dice per me il Papa è Benedetto XVI, anche per me è Benedetto XVI. Allora, per il signor Viganò è Benedetto, chi è il Papa? È Benedetto XVI o non è il Papa? Bergoglio è Papa o non è Papa? Per me non è il Papa. Dico anche il perché, secondo il mio punto di vista e la logica, perché re, fede e ragione vanno di pari passo, anche se la ragione, la fede è prevalente, perché deve illuminare la ragione. Ecco, lei che questo è centrale, è tutto qui. Allora, io posso. Non mi voglio, Dio, mi scusi, scambiare, perché so anche che questo punto venne fragile, adesso non è più solo. E non, io le posso dire. Nutella, no? Sì, lo sapete, per lui ma è vero che è centrale. Le rispondo in questo modo. Bisognerebbe chiederlo a Monsignor perché non sono Monsignor. No, perché tutti però, siamo a me, dica no, sarebbe messo. A chi io mi piace, però di tutto io, anche a Massimo vorrei chiedere, a Viglione. Allora, posso darle una mia visione, perché qua veramente la cosa è abbastanza complicata. Per Don Minutella, ad esempio, è sicuro che Benedetto XVI, no? Visto che lei conosce Don Minutella, e io l'ho riportato, dico, sicuramente l'ha seguito Don Minutella, no? Tra virgolette. Però stanno varie scuole di pensiero all'interno della Chiesa.
Ci stanno in sede vacantisti che ritengono che da dopo il Concilio Vaticano II tutta la tradizione degli successivi papi sarebbero tutti invalidi. Quindi, sì, lo so, questo. Quindi ora bisogna... E c'è invece chi per un modo o nell'altro comunque si è trasferito il discorso di Pietro, e quindi stanno anche loro, fra di loro, fra i tradizionalisti, non ci stanno tanto le idee chiare. Però magari io bisognerebbe chiederlo a loro come la pensano, io so come la pensano, però non mi va di esporre il pensiero, ad esempio, di professori che hanno studiato e studiano sulle loro tesi. Io ad esempio per alcuni punti di vista io difendo a spada tratta Benedetto XVI, perché realmente ha subito un golpe per farlo fuori. E il golpe l'hanno fatto attraverso chiudendogli i conti Swift. Certo. E che poi si è dimenticato, poi era troppo e andava troppo in contrapposizione al mondialismo, quindi era contro l'immigrazione pure, aveva fatto anche degli interventi contro il relativismo eccessivo, contro l'immigrazione anche e il mondo islamico, aveva fatto tante cose che andavano contro questo sistema mondialista. Però c'è chi dice che comunque su tante cose poi anche lo ha servito magari in alcune decisioni. Quindi è una lotta veramente non da poco questa qui. E quindi nemmeno io di una cosa per me sono certo, da questo punto di vista. Ho letto e ho studiato come è riuscito ad andare al potere il cardinale Bergoglio, e io ritengo che il cardinale Bergoglio non sia il Papa, cioè su questo sono certo pure sì, io. Prima sarei dovuto avvicinare perché è l'unico vescovo, però... l'unico monsignore che si è esposto, però se non dice, perché se anche lui ha una posizione che dice non sono Giovanni Paolo II, non è Papa, quindi io ripeto, nemmeno lui sarebbe vescovo se non è Papa per lui. Mi perdoni però, allora... mi perdoni su una cosa. Allora, io credo, lo vedo e da come lo sento lo vedo veramente in estrema buona fede. Se questa cosa non l'ha detta, credo che abbia le sue buone ragioni ancora. Però tengo anche a precisare una cosa, e l'ha detto pure lei. Guardi che in tutta la Chiesa a livello mondiale, cioè parliamo della Chiesa millenaria, dove Gesù Cristo ha detto le forze delle tenebre non prevaricheranno sulla mia Chiesa, quindi ci ha lasciato con questo messaggio, intendiamoci, sicuramente perché sapeva evidentemente che sarebbe arrivato a questo punto, è l'unico alto prelato che sta dicendo realmente le cose come stanno, come le diciamo, non esiste nessun altro, sì qualcuno che dice qualche cosetta, ma poi è l'unico che si è esposto all'ennesima potenza, guarda caso i poteri addirittura, cioè censurato all'ennesima, dopo che abbiamo messo i suoi video, dopo nemmeno due ore ce li hanno tolti da YouTube. Ma io ho detto lo condivido, però questo no. E avrà le sue, sue buone ragioni, io non posso sapere. Ma magari magari posso andare a pensare, deve cadere questo tipo di chiesa politica, evidentemente. Ancora deve arrivare alla sua, come dire, smascheramento totale, che deve fare il suo processo. Certo. E poi qui ora è ampio, perché magari non viene un dialogo a due. E perché si dice che poi quella nuova chiesa rinascerà con quel nucleo di stretti veri, chiesa di Cristo, poi magari rinascerà da quel punto. Ma in questo senso allora Bergoglio avrebbe una funzione positiva, perché sta mandando diciamo che avrebbe quella posizione di quel se mi permetto, casomai questa cosa positiva non l'ha avuta tanto Bergoglio, ma Benedetto XVI con le sue pseudo, che anche qui sarebbe tra virgolette, perché dimissioni invalide, perché ieri è uscito un articolo, no ma da mo che è uscito, no ora di un canonista ora nome e cognome non ho letto l'articolo di questo canonista della Chiesa, non di cui fa tutta una disamina, e anche lui arriva alla conclusione che le elezioni di Bergoglio sono invalide. Quindi di mezzo la mafia di San Gallo, le dimissioni che ha scritto contengono all'interno tantissimi errori, tra Alexis e riprendiamo il libro e poi si riprende. No, mi scusi, mi perdoni, io questo l'ho voluto dire, non l'avrei detta, però le ha esordito
che ha partecipato a quella cosa, e a me questa cosa mi interessa tantissimo. E lo so, e dovremmo coincide anche però mi ha fatto una domanda che io non le posso rispondere. Deve rispondere il signor Vigano, mi dispiace. Deve rispondere lui. Non posso dire anche il sentire, perché hanno fatto questo signore, no, Giugiani, ha, che non ho espletato la domanda così in modo chiaro come a lei, ma era molto, ho esordito, sono cattolico, problema morale, lui subito ha preso la parola su Bergoglio, praticamente ha voluto dire per lui Bergoglio non è Papa, Benedetto XVI è il Papa, è così che ha detto, è questo. Ora l'altra domanda per entrare in tema, io sono ignorante, quindi tutti siamo ignoranti in qualcosa. Sì, ogni scelta. Quindi posso fare anche una domanda magari non fondata dal punto di vista della sciopera. Ecco, lei, io sono convinto che il debito mondiale, poi non solo pubblico italiano, è con la moneta. Condivido tutto il 100% e il loro obiettivo è quello di arrivare a espropriarci di tutti i nostri beni, tutti i nostri immobili, chiaramente verranno, ce li esproprieranno tutti e ci sarà poi il contentino del reddito universale, perché ci sarà pochi collegati, pochi ricchi, perché poi qui si troverebbe anche nel Malthus, nell'ideologia malthusiana, per quello vogliono dimezzarci. Ecco, la domanda può qual era, e questo io credo veramente, è espropriarci, ma non entra in il sistema ideale, è quello di gestione del potere, è quello cinese, sono estremamente d'accordo con lei, è quello, e non voglio entrare in merito, però non va in collisione con gli interessi cinesi questo. Nel senso, la Cina vive perché i maggiori investitori del debito pubblico americano e del mondo, di tanti, è proprietario la Cina, nel senso ha titoli con cui gli danno interessi. Quindi entra con i suoi, non so quanto si fa, a me mi viene questo. Guarda, allora, il nuovo ordine mondiale sta generando il grande reset attraverso la forza del deep state, quindi questo deep state che sta in America, sta in Europa, sta in tutti i paesi del mondo e sta anche in Cina, ok? E non avrebbe potuto fare se non ci fosse stata la deep church, tutto quello che hanno fatto, se non ci fosse stato il sostegno di Bergoglio, vaccinazione, non ci sarebbe stato, perché la popolazione non sarebbe stata così indottrinata facilmente, perché, caspita, pure sui vaccini, lo ha detto il Papa, cioè figurino un po', la massima istituzione, che secondo loro. Quindi da questo punto di vista, che cosa accade? Che il sistema come stava andando, lo sanno già da tanti anni, è arrivato al collasso. Cioè, perché è arrivato al collasso? Perché questo sistema di cartolarizzazione di debiti su debiti su debiti, che supera di 50 volte il reale PIL del pianeta, cioè una montagna di fuffa, di niente, doveva essere annullato necessariamente. Chiaro? E allora come lo stanno azzerando? L'hanno azzerato appunto con questo grande reset, perché anche i debiti che hanno in mano la Cina americana e fuffa alla fine e tutto, se crolla il sistema perdono pure loro, quindi non è interessante, quindi non è quello il reale sistema. Noi lo dobbiamo vedere da un altro punto di vista. Voi, l'elite globale, e ho ripetuto e lo ripeto, è apolide, indipendente. Cosa significa apolide? Che non ha radici, non gliene frega niente, quindi è cinese, è islamica, in parte anche cattolica, in parte anglicana, in parte sionista, in parte, è chiaro, queste elite fra di loro governano i popoli, che sia il popolo cinese, che sia il popolo italiano, che sia il popolo islamico. Quando questa elite, attraverso i suoi fondi comuni, per dire, investe in multinazionali delle armi, dove c'è anche la finanza islamica, e sta guadagnando dalle bombe che si buttano nel Medio Oriente, questi fanno affari, cioè, è chiaro quello che voglio dire. Dobbiamo vedere un'elite scollegata, e io la reputo in mano alle forze del male, sia che sia orientale che sia occidentale, che sia del nord che sia del sud, perché in questa elite globale trovi anche il presidente africano
che sta facendo morire i suoi abitanti e lui vive magari nel loro perché gli stanno arrivando i soldi che ha investito in questa multinazionale delle armi, del farmaco, di quello che sia. Cioè, quindi l'elite è a prescindere da dove deriva. Quando ti sei trovato invece un governante che ha lavorato per il suo popolo, perché ha il concetto della tradizione, sente quel sistema organico che se lo sente è parte del popolo, o te l'hanno fatto fuori, te l'hanno ammazzato e ti hanno fatto tutte le guerre che ti stanno portando avanti in questo periodo, no? E c'hanno... Vedi anche lo stesso Saddam Hussein, lo stesso Gheddafi, no? Per dire, te l'hanno fatti fuori, potevamo dire quello che volevamo, ma intanto magari facevano, vedi quell'attacco che sta subendo anche Putin, cioè uomini che magari stanno lavorando per uno Stato-nazione, chiaro? Sono stati totalmente attaccati da chi invece lavora contro gli Stati-nazione, contro gli Stati che rappresentano il popolo, perché il loro disegno è quello del governo unico mondiale, che riesce a dominare su tutti i popoli del mondo poi, con quell'unica religione mondiale, con l'unica moneta mondiale solo elettronica, e che terrà bada con quell'esercito mondiale che si ribellerà. Sì, sì, no, no, ma forse mi sono espresso male. Queste no, da questo... si fanno e come i cognomi, sono Roshi, sì, però... E trovi, anche la potenza... No, trovi anche la potenza cinese, il Partito Comunista Cinese, troverai l'elite... cinese che ha fatto affari con loro e sono in società. Poi troverai parte della popolazione cinese invece che sta lottando contro questi, magari te l'ha messa anche i cristiani cattolici veri, li stanno massacrando, per dire. Sì, no, ma io quello che volevo dire con questo, io perché se non c'è questo se bene perso, c'è il popolo russo, Putin, io ero antisovietico, sono filo sovietico adesso, cioè chi si oppone a questo progetto del nuovo ordine mondiale, cioè credo che ti possa esplodere, perché nonostante... No, ma gli esploderà sicuro! Ma perché si contrappone tuttora la Russia, perché va contro... Ma la stessa Cina... Nonostante tutto, ma è la stessa Cina. La Cina, lo so, io non la vedo contrapposta, io la vedo la Cina parte dell'organico, non lo so, io la vedo parte del sono sistema. Il livello materiale. Anzi, in questi 30 anni, ad esempio, è stato proprio l'elemento che di leva che ha portato a quello che stiamo vivendo noi oggi. Però non vi dico che succede a Taiwan e cose. Abbiamo. Dai, completiamo. Allora io consiglierei assolutamente di leggere entrambi i libri per avere un percorso più completo, anche perché la parte economica è più sviluppata là sicuramente. Sì, è sviluppata in questa e credo che sia opportuno conoscere un po' tutto il meccanismo, anche perché credo dal punto di vista economico da ottobre-novembre purtroppo ci aspetteranno tempi molto duri. Sì. E poi bisogna rafforzarci per questo scontro anche e soprattutto spirituale. Assolutamente. Diciamo, se qualcuno poi ha il piacere di acquistarlo, perché i nostri libri sono molto censurati dal sistema, lo può fare direttamente contattandomi attraverso il mio blog www.cosimomassaro.com. Troverà il mio numero di telefono, mi può mandare anche un WhatsApp e io lo spedisco direttamente. E posso assicurare che Cosimo è molto presente. Grazie. Grazie di cuore, grazie a tutti.